Adesso coloriamo le parti del fiore e le foglie. Allora, ci serve un giallo ocra, giallo aranciato, per colorare la parte bassa del petalo. Solo la parte bassa. E li fate tutti i sei. Coloriamo con lo stesso colore il nostro pistillo centrale. E poi andiamo a colorare la foglia. La foglia usiamo un metodo un po' strano. Ci serve della nivea e i colori pan pastel. Quindi cosa faccio? Io qui dietro l'ho già fatto, mi sporco il dito con la crema. Prendo un colore e lo passo dietro così. Passo proprio la crema, in modo che vado a colorare senza andare a macchiare e senza usare il colore olio che magari tutti non hanno e non è il caso di andare a comprarli per... Ok? La stessa cosa la faccio davanti, dietro magari lo schiarisco un attimino. Con un colore più chiaro e vado a fare il davanti, stessa cosa, dito, sporco la foglia con la nivea e vedete che io metto il colore e poi lo vado a togliere con la crema. Restano lucide, vedete quelle già fatte. Senza bisogno di usare il colore olio. Poi se voglio uniformarlo vado un po' con il pennello, però è già bella così perché ha già il chiaro scuro. Andiamo a colorare le nostre bacche. Per colorare le nostre bacche io ho usato le Colline, scusate, il Colorex che sono colori acrilici già diluiti, oppure va bene le Colline, un pennellino. È un color verde seppia, vado proprio e scendo un pezzettino. Ok, scendo proprio un pezzettino sopra e le coloro tutte. Una volta fatto quel lavoro qui, vado ad assemblare il tutto. Quindi mi sposto, prendo un pochino di pasta chiara del filo di nylon che io uso spesso, non ho il rotolino, è questo filo qui che uso per legare i petali al gambo. In questo caso dobbiamo andare a legare i sei petali al suo pistillo centrale, quindi prendo un filino di pasta, proprio un filino, lo vado a mettere sotto il sepalo, sotto il pistillo, e incomincio piegando leggermente il petalo, lo vado a posizionare qua. Questo deve rimanere nel centro quindi prendo il mio filo, quando lo trovo, e inizio a fare i giri. Li metto speculari, cioè uno davanti all'altro. Poi ne metto un terzo. E continuo a girare. Continuo a girare, faccio spazio per l'altro e lo incastro lì. Ok, praticamente creo il fiorellino.
quando l'ho creato con un pennellino sporco di verde vado a dare un colpetto in fondo. Io qua ho già messo il sepalo, però voi fatelo prima. Ah no, aspettate che andiamo avanti con questo così vedete meglio. Quando l'ho fissato bene tiro via tutto, prendo un pochino di guttaperca, taglio dei fili in eccesso, taglio dei ferretti, non li lascio tutti, e con il tape vado avvolgerlo per due dita più o meno. Okay. Quando ho fatto questo, creo con o a mano oppure con un catterino così il suo sepalo. Io l'ho già creato per, quindi metto un pochino di colla. E lo vado a spingere in fondo, creando questo lavoro qua. Dopodiché scendo con un filino di pasta e copro quello che è il gambetto. Quindi metto un po' di pasta qui sotto, pasta ovviamente scura come il sepalo che io adesso non ho a portata di mano, però vabbè, per farvi capire. Creato il calice. Una volta creato il calice, come vi ho detto, prendete un pennellino con del verde e andate a sfumare, se non l'avete fatto prima, la parte attaccata. Con sempre del verde chiaro e del verde scuro sfumate un pochino anche tutto il calicino. Ok, io adesso ne ho fatti due, voi ne fate quanti ne volete. Allora adesso andiamo ad assemblare le nostre bacche. Praticamente dobbiamo fare questo mazzetto. Quindi prendiamo semplicemente una bacca, scendiamo giù dove c'è il colore e andiamo piano piano a aggiungerle. Quando unite con il tape, ad ogni due o tre giri fate un nodo. Cioè passate dentro lo spazio che c'è tra quello che voi dovete attaccare e fate questo nodino. In questo modo non scappa più niente, perché se voi continuate a girare solo da una parte, ok, e le unite praticamente tutte, come ho fatto io con questa qui. Andate avanti. E unite. Quando sono tutte unite, prendete lo stesso colore che avete usato per colorare le bacche e andate a scurire il tape in questo modo. Allora, solitamente c'è nel rametto c'è una
un rametto di bacche con due o tre fiorellini. Ok, lasciate asciugare tutto e poi andiamo ad assemblare.